Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia siamo tornati in Calabria, a Badolato, in provincia di Catanzaro. Il paese svetta sul mare e conta circa 3.300 abitanti, compresi tra la marina e il borgo antico. È anche il luogo dei panorami e tanti stranieri lo hanno scelto come residenza, ma diamo voce alle immagini e ai protagonisti del territorio. Siamo stati agli Stati Uniti e un giorno ho pensato che voglio stare più vicino del mare. E abbiamo cominciato di fare qualche giri, di trovare un posto che va bene per noi. E siamo arrivati qua e punto, basta. Questo paese, questo posto è un tipo di magico e anche accoglienza che abbiamo ricevuto della gente qua, perché sembra che il paese è stato svuotato e loro sono così contenti che siamo qua. Tutti vogliono bene a tutti e dopo un po' abbiamo anche comprato un piccolo ulivetto e adesso facciamo la raccolta dei ulivi e olio eccezionale e andiamo al mare e guardiamo il sole sorge ogni mattina e è una cosa che non si stanca mai. Badolato ha delle tradizioni, una storia sia politica che di cultura e di arte millenaria. Da Badolato uno si affaccia e pensa di essere su una terrazza dalla quale può da una parte vedere il mare, da una parte le colline, da una parte le bellissime montagne che circondano appunto questo meraviglioso borgo. Attraversare il corso principale di Badolato e partire dalla chiesa di San Domenico fino alla chiesa dell'Immacolata è un percorso unico. Per non parlare del percorso per arrivare al convento. Badolato si dovrebbe venire 12 mesi all'anno. La Settimana Santa, per esempio, vede una serie di processioni caratteristiche che culminano domenica di Pasqua con la confronta che suscita delle emozioni uniche. Durante l'estate una serie di manifestazioni, tra cui Tarantella Power, che ormai concentra su Badolato decine e decine di migliaia di persone. Il gonfalone sono le tre torri.
adesso insieme al gonfalone di Badolato in genere viene esposta la bandiera del comune di Vezzi, con cui Badolato ha stretto un forte gemellaggio. La Svizzera è stata uno dei posti in cui migliaia e migliaia di cittadini di Badolato si sono recati per lavorare e trovare un minimo di conforto, non fosse altro in termini economici. Abbiamo una Calabria meravigliosa, il mare meraviglioso, tutto al mare, alla stagione al mare, quando bagni. Qui il castello, vengono tutti e fanno feste. Vedete queste palle, tutte queste cose. È venuto anche il sindaco della Svizzera a fare queste palle e questa cosa, perché è molto accogliente Badolato per tutte le persone, lo vogliono tutte bene. Ecco, noi siamo molto contenti quando vediamo i forestieri che ci vogliono bene e che vengono a trovarci. Perché è bello che si rappresenta un paese molto elegante e molto bello, soddisfatto di tutto. Ecco. Il Badolato in provincia di Catanzaro ha anche una forte tradizione religiosa. Pensate, ci sono 3 confraternite, ma andiamo a conoscere il parroco. Noi ci troviamo nella chiesa matrice di Badolato Superiore. E la matrice è anche parrocchia. Matrice perché da essa sono sorte tutte le altre chiese che esistono nel territorio di Badolato e quindi sono come delle figlie spirituali. La chiesa matrice si svolgono tutte le funzioni principali dell'anno liturgico, in modo particolare nel periodo pasquale, nella passione del Signore, nella processione del giorno delle palme. Le altre chiese, una volta parrocchie, il numero di 4, quindi adesso ex parrocchie, hanno 4 titolari diversi. Santa Caterina, ex parrocchia, anche il suo clima particolare perché è vergine e martire, con una festa alla quale ci prepariamo con 13 giorni di preghiera, dette la tredicina. Abbiamo poi le chiese cosiddette confraternite o associazioni laiche. Il Santissimo Rosario, l'Immacolata, Santa Caterina stessa. Il Badolato dal punto di vista storico, alcuni affermano di essere di avuto origine, di essere sorto nell'anno 850 almeno, perché in quell'anno l'imperatore bizantino ha mandato un generale per vedere le posizioni geografiche e strategiche contro i saraceni. Il patrono è Sant'Andrea Avellino. Abbiamo San Rocco, nelle prossimità del convento francescano, e la chiesa della Provvidenza, che volge a mezzogiorno e dalla quale ci rechiamo nel periodo estivo per celebrarne la festa la prima domenica di luglio con una preparazione dei 9 giorni, cosiddetto il novenario. La sanità è il santuario. Il santuario è un luogo sacro particolare. Lì, con un viaggio spirituale, religioso, arrivano i pellegrini in cerca di un perché, di una ragione per vivere e per sperare.
e la Madonna è la gioia, la speranza nostra e del mondo. Continua il nostro itinerario alla scoperta di Badolato in provincia di Catanzaro. Andiamo a conoscere i piatti tipici del luogo. Siamo qua all'agriturismo Zangarsa, dove in pratica siamo una famiglia di agricoltori. Coltiviamo tutti questi prodotti, cominciando dai pomodori, peperoni, melanzane sott'olio, zucchine sott'olio, olive verdi, fagiolina e carciofini selvatici. Facciamo soppressate, pancetta, prosciutto crudo, capicollo, guanciale, eccetera. È una gestione familiare che ci dedichiamo tutti alla terra e poi dalla terra tutti questi prodotti li portiamo a tavola dai nostri clienti. Che ancora abbiamo il frantoio tradizionale, in pratica una molitura a freddo. Poi il vino lo produciamo noi, lo serviamo a tavola. Qua ci sono i nostri liquori che prepariamo noi, il limoncello, poi c'è la crema di cioccolato, crema di liquirizia e crema di limone. Le olive verdi sbucciate. Presento uno dei nostri primi, che sono aglioline con carciofini selvatici. Si mette un po' di aglio con i carciofini e un po' di olio che viene rosolato. Allora, poi ci sono pure le olive nere, pane, che lo facciamo pure noi. Adesso vi invito a venirci a trovare nella nostra azienda, dove noi vi attendiamo con un gran cuore come se fosse in famiglia. Siamo in Badolato Superiore in piazza Castello. La piazza che è davanti a noi è piazza da qualche anno, da pochi anni a questa parte. Prima c'era una collinetta sulla quale sorgeva il castello di Badolato, in quanto Badolato era una baronia che è appartenuta per tanti anni ai principi Toraldo. E da questo castello i Toraldo, ma anche i baroni prima di loro e successivi a loro, partivano per andare un po' in giro per la Calabria e in particolare a difendere anche le coste dall'invasione dei turchi, perché queste coste erano proprio la meta principale delle scorrerie turchesche. Come associazione culturale siamo nati nel 1991, ormai abbiamo 21 anni, perché con l'intento di recuperare il nostro passato storico, recuperare le nostre radici, recuperarle a quale scopo? Intanto a recuperarle prima che l'oblio possa coprirle per sempre e quindi farle sparire. E poi il secondo scopo è partecipare a chi? A tutti i badolatesi che vivono in ogni parte del mondo. Ecco perché abbiamo creato il nostro periodico La Radice, che mandiamo a ogni parte del mondo, e a questa gente noi comunichiamo non soltanto la vita attuale del nostro paese, le iniziative, come gli sbarchi dei curdi per esempio, insomma, no? L'accoglienza ai curdi, ma partecipiamo anche alla nostra storia. Ovviamente il nostro intervento non è soltanto di tipo culturale, nel senso che recuperiamo i proverbi, recuperiamo le serenate, recuperiamo le microstorie, gli argomenti di microstoria.
Ma recuperiamo anche quella che è la cultura materiale. Noi, ad esempio, ecco, noi stiamo recuperando le botteghe artigianali. Siamo riusciti in questi anni a mettere alla luce anche i reperti storico-artistici, alcuni affreschi importanti che a volte ci sono. Io voglio dire che Badolato non è Firenze, però abbiamo delle cose belle da far vedere. Ci fu un momento storico in cui abbiamo avuto 40 luoghi di culto in tutto il territorio, 40. Di questi 40, attualmente le chiese, cosiddette chiese vere e proprie, nel paese ce ne sono 12. Un altro bel esempio di giovani che sono rimasti nel luogo di nascita è rappresentato dalla band dei Marasà. Andiamo a conoscerli. Noi siamo i Marasà, il gruppo è nato 10 anni fa, nel 2002, iniziando con delle ricerche che noi facevamo, tuttora ancora facciamo, delle ricerche sul campo, tutta la Calabria che parte dall'Aspromonte e finisce al Pollino. Il brano che abbiamo fatto ascoltare si chiama San Giovannese, che fa parte del nostro primo disco. È proprio un brano anche di ricerca. Noi l'abbiamo imparato dagli anziani, un brano che veniva eseguito soprattutto qui nelle zone delle serre. E noi l'abbiamo riproposto, diciamo, a nostro gusto. Abbiamo fatto 3 dischi, uno è uscito nel 2005 ad Aria, poi c'è stato Senteri nel 2009 e quest'anno è uscito Arsura. Tutto nasce dal nostro centro storico, insomma, specialmente i brani del primo disco sono nati quasi tutti dal contatto che noi avevamo con gli anziani, sono loro che ci hanno tramandato questa cosa, questa passione soprattutto che ci portiamo ancora dentro e la portiamo avanti proprio con molto molto entusiasmo, siamo molto orgogliosi di fare questa cosa. Noi consigliamo a tutti di vivere nei centri storici perché, insomma, si sta bene, basta che poi, insomma, dipende uno le ambizioni che ha, insomma, uno che cosa vuole fare nella vita. Noi viviamo di musica, viviamo di catoi, di rapporto con gli anziani, con le persone, insomma, che cosa vuoi di più? Vediamo un po' il suo incontro con Badolato.
scoperto Badolato 14 anni fa proprio per caso. Ero in vacanza in Calabria, su una spiaggia, ho letto un articolo su un quotidiano, un articolo importante, un articolo di una pagina molto molto bello sull'incontro di Badolato con i curdi e dei curdi con Badolato. Poi ero vicino, quindi sono venuto a vedere e a scoprire questo ristorante curdo del quale si parlava. E l'impatto è stato innamoramento a prima vista, come spesso capita qui con il paese. In giro di un paio d'anni ho comprato una casa per le vacanze, proprio per venire d'estate. Qualche anno dopo, per motivi di lavoro e di famiglia, ho deciso di dare uno stacco e di cambiare. E cambiare è stato facile perché avevo conosciuto appunto già da tempo Badolato. Quindi ho acquistato una seconda casa, mi sono trasferito qui e ho aperto un'attività di fotografo qui in paese. Oramai sono 9 anni che vivo qui in paese. Mi hanno seguito alcuni miei amici genovesi, anche loro hanno preso la residenza qui in paese, quindi ci siamo spostati un pochino uno dietro l'altro in massa. E sono affascinanti le stradine che collegano la campagna al borgo antico di Badolato, ma adesso andiamo ad incontrare un giovane che dopo la laurea ha deciso di tornare e lavorare a Badolato. Io sono uno dei tanti ragazzi calabresi che come i miei coetanei hanno studiato fuori per tantissimi anni. Io in particolare ho studiato in Toscana e dopo aver terminato gli studi ho deciso di, come dire, di investire questo capitale umano qua in Calabria. Badolato è una delle tante realtà della Calabria e rispetto alla fascia a mare, insomma il nostro mare che è bellissimo, ha qualche marcia in più, ha le chiese, ha la cultura, la gastronomia e ha tantissimo spazio da poter, come dire, riadattare. Noi siamo nati con l'idea di recuperare delle case, di proporle all'estero come case di vacanza per tutti quelli del nord Europa che amano svernare in posti caldi, visto che oramai siamo a poche ore di volo da capitali come Stoccolma, Copenaghen oppure Berlino. Siamo riusciti, grazie a questa iniziativa, ad attirare una nicchia di questo mercato e di farli venire a Badolato assistendoli in 360 gradi, oltre agli immobili che recuperiamo per conto loro e che proponiamo, poi li gestiamo e li affittiamo per conto loro e allo stesso tempo riusciamo a dargli un servizio in più, tipo la macchina a noleggio, l'assistenza medica, facciamo da intermediari un po' in tutto, come dire, ci facciamo da cuscinetto tra la loro cultura, che è diversa rispetto alla nostra, e la nostra. In questa maniera ci procacciamo da vivere e ci siamo creati un'entrata, se vogliamo, anche perché all'epoca, quando venni a Badolato, ero disoccupato. Per cui penso che questa sia un'iniziativa vincente non solo per Badolato, ma per tantissimi borghi dell'entroterra calabrese. Gli stranieri inizialmente venivano dagli Stati Uniti, parlo dell'anno 2001, poi abbiamo spostato il target all'Inghilterra, per cui abbiamo americani, inglesi, adesso ultimamente dal 2006 in poi abbiamo una grossa risposta da parte del mercato nord europeo, Danimarca e Svezia in particolare, per cui abbiamo una comunità mista. Un turista viene abbandonato per godere della semplicità e della genuinità del posto. Noi offriamo pace, buon cibo, relax e sole, come potete vedere.
stiamo riuscendo a recuperare, a fruire di quel grande lavoro che il glottologo Rolfs ha realizzato in tanti anni, tant'è che noi siamo riusciti a intestare in Badolato Marina una piazza al più calabrese dei tedeschi, dei figli di Germania. Concludendo, potrei dire, amici carissimi, venite a Badolato. Noi vi aspettiamo con i brazzi aperti. I brazzi aperti, se volete, abbiamo pure qualche catoio dove ne potremo assettare tranquillamente, o ne mangiamo una morte soppressata e ne avremo un buon beccare di vino. Con questa cartolina di Badolato in provincia di Catanzaro vi salutiamo. I borghi italiani sono la vera ricchezza del paese e vanno preservati. Per rivedere tutte le puntate potete consultare il nostro sito. Noi ci vediamo puntuali la prossima settimana. Viva la Calabria, viva Badolato, viva l'Italia e ciao! Alla prossima settimana! Ciao! Ciao!